Deina, numero 9, centravanti arretrato al centro, e Matic, numero 6, a sinistra. Le punte della Polonia sono Lato, numero 7, a destra, Jarmak, numero 10, centravanti, e Gadocha, numero 11, a sinistra. Palla oltre la linea bianca, rimessa in gioco per i polacchi. L'ex capitano ha servito Gadocha, che scatta in avanti, ed è per azioni della Polonia, soffia da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Il lancio di Gels, Cruyff, gioca avanzatissimo Cruyff in questa partita, calciato da Cruyff, ad effetto Smuda, poi il tiro molto bello di Surbir. Cruyff gioca proprio a centro del mondo. Lato, che è in campo questa sera a destra, mezzo destro Pelé, centravanti Müller, non Cruyff come viceversa fa questa sera. E Cruyff, bontà sua, si è auto-indicato come mezzo sinistro. L'ala sinistra è Jair Signo. Ecco quindi di nuovo la fase 0-0. Anche il rinvio di Tomaszewski non è perfetto. Il servizio di Surbir nei confronti. Il lancio sulla sinistra dove Masik mette la palla al centro. Il colpo di testa Deina Jarmak, servito troppo arretrato, perde la palla ancora la squadra polacca. Vediamo, provano a costruire gli olandesi. Gels. Sul lato gioca Kroll, come vedete, il terzino sinistra, lato, colpo di testa di Surbir. Palla per Thyssen, è stata intercettata da Szymanowski. Cruyff. La rimessa in gioco di Surbir. Dopo il colpo di testa di Gael, Neskens indietro verso Surbir. Surbir, servito bene il cross di Surbir. Gol di Neskens. Neskens, con un bel tuffo, ha portato in vantaggio la Polonia. Rivediamo l'azione, il cross di Surbir, il bel colpo di testa di Neskens, con palla proprio all'angolo. Ha fatto partire un cross sul quale il colpo di testa di Neskens ha ottenuto il gol. Cruyff. Surbir è l'autore del cross che ha provocato il gol. Tomaszewski in mezzo a una mischia. Non c'è nessuno. Tocca bene poi Wawrowski, non aggancia Gadocha. Surbir. Ha preso nettamente quota la squadra olandese dopo il vantaggio. Gels. Surbir. Rinvio in acrobazia bello di Wawrowski e attacco di Deina. Gli toglie subito la palla polacca effettuata da Wawrowski. Rimessa in gioco di Surbir. Torna la palla ancora a Surbir da parte di Gels. Neskens, colpo di testa di Masic al limite dell'area. Gadocha, Masic, Gadocha, Cruyff, bensì da dove lo rimette adesso Surbir. Janssen, Thyssens, si fa togliere la palla dall'intervento di Kasperczak. La spinta di Surbir ai danni di Gadocha e calcio di... È caduto Cruyff, mantiene il possesso della palla. Janssen. In area, Gadocha. Surbir avanza indisturbato. Neskens. Thyssens. Arriva con un attimo di ritardo Cruyff. Pallone in offensiva con Masic. Tiro cross di Masic.
ma Gadocha ancora in attacco. Tiro di Gadocha, para, non trattiene il portiere, Schrier, ribattuto da Buzalski, lato, mantiene il possesso di un bel pallone, poi lo ribatte Surbir. Ditato più che per la pressione esercitata, Zarmak, lato, Zarmak, battuto da Kasperczak. Ancora un fallo di Surbir nei confronti di Traversone, sul quale stava per intervenire Cruyff. Entrambi, c'era stato un calcio d'angolo, è il quinto, cross di Surbir, ancora Masik, ma alla fine del primo tempo, primo tempo che termina in vantaggio dell'Olanda per 1-0. Zarmak, Zarmak dalla parte opposta, è uscita spericolata ma efficacissima di Schreiber su Zarmak, prosegue l'azione di... Bel lancio sulla sinistra da dove spunta Wawrow. Tiro cross di Wawrowski, Surbir. Neskens. È preda di Tomaszewski, se sbaglia ancora il rinvio, ripresa da palla da Surbir. Zare Schmuda. Lato, Kraif, interviene poi nella ragnatela dei passaggi avversari, ha servito Gels, ancora Kraif, gli ha deposto letteralmente la palla davanti Kraif. Neskens, Tissens, questa non riuscisse ad andare oltre il pareggio a Roma, servirebbe il ha alzato la palla poi Tissens, Surbir, chiama al rinvio il Cruyff, una finta indietro, la palla a Surbir, Cruyff, servito Subir in area, esce Tomaszewski con una bella azione, bello scatto. Rinvio di Surbir, Sen, corto che restituisce la palla ai polacchi. Ed ecco Bula che ha toccato il suo primo pallone con un bel lancio sulla destra. Bula, ed ecco l'attacco di Kasperczak. Rinvio di Surbir, lunghissimo il lancio, troppo lungo da parte di... Perduto il pallone a Tissens, ecco il lancio al lato che si presenta solo il portiere Schrivers, poi Cruyff mantiene il possesso di un difficilissimo pallone, Surbir, colpo di testa di Wawrowski, scivola Gadocha e mantiene il possesso della palla Surbir. Kroll, serve poi arretrato Cruyff, cross di Cruyff, ai Surbir. Ultimi minuti di gioco, Wawrowski nei confronti di Zarmak, il cross di Zarmak e il colpo di testa